uno studente, se finito il liceo, qualunque esso sia, decide di affrontare nella professione delle attività creative cosiddette, no? Beh, la scelta di un'accademia rispetto ad una università o ad altre scuole analoghe ha un senso, perché qui alla RUFA come accademia c'è una compresenza costante e dialogante, no? Di diverse discipline. Ci sono quelli che fanno scultura, quelli che fanno pittura, quelli che fanno cinema, quelli che fanno architettura. Mi piace che i ragazzi provino tutte le possibili strade, anche perché oggi un'Accademia di Belle Arti è soprattutto un luogo dove si dovrebbe proporre arte. Vi informo di tutto quello che succede nel mondo a livello di architettura, di design, ma mi piace che i ragazzi siano assolutamente pronti ad affrontare argomenti sul cinema, sulla musica, sulla pittura, sulla storia dell'arte. È fondamentale che ci siano degli studenti che fanno cinema, che vengono a fare scultura, come è altresì importante che alcuni studenti che fanno pittura vadano a studiare design, non lo so. Io sono anche per mischiare le cose, poiché l'unico modo per alimentare il proprio lavoro e la ricerca è quello di andarsi a cercare in altri ambiti, a volte, quello che ci serve. Si parla di multimedialità, quindi di una molteplicità di mezzi di espressione. Beh, questo in un'accademia, e in particolare con la RUFA, si può fare. E noi per fare questo abbiamo degli accordi che sta prendendo la scuola con istituti e accademie straniere, con musei come il Maxi, come ad esempio la Galleria d'Arte Moderna, dove i prodotti che vengono dati a questi musei sono fatti dallo staff dei docenti insieme agli studenti. Il Dipartimento di Pittura ha avuto degli allievi che sono arrivati alla Biennale di Venezia, e quindi questo significa che l'impegno da parte nostra nel proiettarli nel mondo dell'arte c'è sempre, ed è anche un grande orgoglio dello stesso docente. La RUFA forma proprio dei filmmaker, cioè li forma anche dal punto di vista, appunto, come dicevo, del montaggio, della ripresa, per cui sicuramente da qui si esce in grado di fare un cortometraggio, scrivere un soggetto, fare delle cose che poi si possono portare a dei produttori per cercare di realizzare i propri progetti. Io credo che proprio quello che faccia la differenza tra una scuola tecnica, cioè un'Accademia di Belle Arti, e magari i classici corsi universitari sia proprio questo: mettere al centro di un progetto l'idea del ragazzo, cioè il ragazzo deve imparare a credere talmente tanto nella sua creatività da renderla progettuale. Chi decide di iscriversi all'Accademia deve sapere che sarà un percorso dentro se stessi principalmente. RUFA offre degli splendidi open day ai ragazzi che hanno intenzione di entrare in questa accademia, e offrendo gli open day naturalmente i ragazzi hanno anche l'opportunità di toccare con mano quali sono i risultati RUFA per ogni dipartimento della stessa accademia.